devo ringraziare la professoressa Butera, che ho conosciuto da pochissimo tempo e che ha accolto con piacere questa iniziativa e farà parte integrante del gruppo. Poi, da cosa nasce cosa, abbiamo avuto la fortuna che il nostro collega ferroviere, Tonino, ci ha messo a scrivere un libro di poesia dialettale. E allora per me questo è stato il calcio sui maccheroni. E quindi adesso partiamo questa sera così. Io non mi addentrerò nei vari argomenti perché l'esperto non sono io. Io sono l'appassionato insieme a tanti altri, anche colleghi che non mi aspettavo e che però alcuni mancano, spero che verranno, altrimenti partiamo da qui. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Una volta si ia alla mattina, sulla domenica mattina, a prima d'uletto che si sapeva da quella che la casa governava. Rumori stanati e arduri in cucina, pipi, patate e pastachina, molinciani rinchiuti e una gridatena. Son pati d'uletto, sono i cinque mattina, erano i sette, pronti a uscire, a piazza d'armi, sa che ieri. Un bustato arrivava e la pulla saggia. Chi si assittava e chi era in piedi sta via. Arrivata al mare dopo una onda, tutti scendiamo per l'avventura. Pigliate tutto, scendete i guaglioni, non scordatevi niente, specie un melone. A moglie un travacco una mattinata che appena uscire ci voleva una bella riscata. Allora mangiare tutti incamati e montra la ciambra, e in terra, assettati, aspettavano cinque. Incocchiati, non tomba di pasta con lupi affamati. Tre ore di tempo viene a passare prima che l'acqua poteva cucchiare. Fini alla sera, eravamo stanchi e spampati, ma alla casa ne ripugliamo tutti scialati. Grazie ad Albino Cuda che ci ha introdotto direttamente nella serata. In vernacolo e comunque nella storia e nelle tradizioni che poi vedremo nel corso della serata. Intanto ringrazio tutti e ringrazio anche dell'ospitalità di questa sede, nonché dei diversi colleghi di Antonio Cuda. E io direi che devo seguire anche una scaletta, perché non so se è rinomato il nostro Antonio Cuda per la sua precisione e a riguardo mi viene spontanea la battuta che probabilmente così finisce. Una battuta che così finisce, diciamo che fa parte di una di quelle categorie lavorative che non possono essere, che sono precise, cioè in genere c'è il luogo comune, ah quello è un lavoratore statale, non fa niente, ah quella lavora il nostro, tipo io che lavora, invece i ferrovieri è una di quelle categorie, credo, smentitemi se dico una sciocchezza, per la quale non possiamo dire che non lavorano, perché devono essere precisi. Io innanzitutto
ho scelto come prima attività, perché ce ne saranno altre, come prima attività ho scelto un progetto che abbiamo già sperimentato a Palermo e riscontra, e ho scelto questo, dialetti e culture, perché riscontra in genere il gradimento generale anche della popolazione, non solo di chi lo fa, perché è evolutivo, quindi si fa per gradi, perché ognuno può collaborare individualmente nel proprio tempo libero e a seconda di quali obiettivi ci si propone si può fare con non costi bassi o elevati, appunto secondo gli obiettivi. Il progetto Dialetti e Culture, come dice, come fa capire la definizione, ha come scopo quello di togliere dalla dimenticanza i dialetti dei nostri paesi e le culture delle popolazioni che li parlano. Un dialetto infatti è la sintesi, il risultato della storia di una popolazione con tutte le sue vicissitudini, con l'arrivo di popolazioni che parlavano lingue diverse e che avevano culture diverse, tradizioni diverse. E quindi tutto questo nel corso del tempo si è stratificato, omologato per arrivare a costituire le nostre identità. Identità molto ricche che in molti casi, per molti aspetti, si vanno perdendo. Quindi spetta a noi recuperarle e tramandarle alle nuove generazioni, perché conoscendo la loro cultura, conoscendo il loro passato, affezionano di più ai loro territori e possono progettare meglio le loro attività, il loro futuro. In che cosa consiste questo progetto? Vediamo innanzitutto. Ecco, dicevo, ognuno può collaborare, cioè ognuno di voi si può fornire di un quaderno, di un'agenda e scrivere. Sono due i livelli della raccolta. Uno propriamente lessicale, quindi scrivere parole, sia quelle in uso, sia quelle che vi ricordate che sono andate un po' in disuso. Per esempio, quando io andai in America, dove c'era la terza generazione degli emigrati, sentì che dicevano, la terza generazione, no, che aveva sentito i nonni, dicevano a spiccia, ma noi dicevamo già pietine, e non più a spiccia. Quindi i mirchi, per dire i segni, le ferite, cioè tante parole sono andate perdute, però l'hanno conservate e quelli che andati in America, in Australia, continuavano a parlare quel dialetto. Quindi scrivere tutte queste parole, magari come vi vengono in mente, perché poi saranno dei gruppi di lavoro a organizzare. Ma non soltanto le parole, ma anche tutte le frasi, prendendo i vecchi detti, no? I cosiddetti ditteri, le varie formule che si usavano quando si faceva il comparato, le preghiere di altri tempi che stanno scomparendo, però le persone anziane magari le ricordano. Voi stessi, qualcuno di voi l'altra volta mi suggeriva i soprannomi delle persone, ecco, tante cose. Io ho fatto un elenco nel progetto, ma tante altre cose verranno in mente a voi. Quindi questo, diciamo, è il livello del lessico. Poi c'è il livello un po' più impegnativo, ma che può essere nella vostra memoria oppure nella memoria delle persone che conoscete, che intervisterete, le tradizioni, le consuetudini, i riti, e tante cose si conservano ancora, per esempio evocare di Natale, che in alcuni paesi si fa, per esempio nel mio paese a Conventi, si fa già, il palo si fa già l'Immacolata, poi si ripete a Natale, si ripete a Capodanno. Quindi le tradizioni, i vari riti, le varie abitudini della popolazione. Ecco, prima nominavo il comparato, erano le aggregazioni che erano necessarie in quella società, perché erano società che vivevano con i prodotti agricoli e quindi a un certo punto c'era bisogno di scambio. Chi faceva grano dava grano, ma nel comparato c'era chi faceva l'olio e quindi dava olio. E c'erano tante forme, alcune continuano pure oggi, chiaramente con valori diversi, per esempio
compare d'anello, il compare del battesimo, della cresima, addirittura c'era la comare delle unghie, quello che tagliava le prime unghie al neonato. E poi c'erano tutte quelle forme di comparaggio del mazzetto di San Giovanni, del ditino. Cioè, a fare queste ricerche, io ho fatto una ricerca del comparato, ma troverete molto altro materiale in tanti altri settori. Quindi il culto dei santi, ecco, nei vostri paesi come si manifestava il culto verso i santi? Si portavano doni votivi, a Coplenti c'era una tradizione che adesso poi è stata stroncata giustamente della Chiesa, quella di trascinarsi non solo in ginocchio ma addirittura strisciando con la lingua sul pavimento. Cioè, sono tante le forme che oggi non ci sono più, ma fanno parte della nostra cultura. E quindi riappropriamocene facendo indagini, ecco, quello che abbiamo nella memoria lo scriviamo. E poi facciamo indagini tra le persone che conosciamo e credo che, per quanto io abbia capito, voi siete di paesi diversi, quindi verrà una ricerca molto interessante perché ognuno porterà lessico e cultura del paese dove vive e dei paesi dove conosce altre persone. Quindi sarebbe anche utile fare una mappa, no? Quando avrete deciso quali paesi. Io direi senz'altro andare dal Golfo di Lamezia, da questo golfo, nel retroterra fino ai monti almeno Mancuso Laventino, dove abbiamo i maggiori poeti dialettali della tradizione, Pane, Butera. Tant'è vero che il Monte Leventino si chiama Parnasso, Calabrese, no? Il Monte delle Muse dell'antica Grecia. Ecco, perché molte di queste tradizioni le troverete nei libri dei poeti dialettali. Abbiamo sentito poco fa come si trascorreva la giornata al mare. È bellissima, la ricordo pure io. Io abitavo a Piazza d'Armi, vedevo questi pullman che partivano, arrivavano. Tutte queste donne con le borse piene di alimenti. È un modo di allora. Adesso andiamo al ristorante, tutto più portiamo uno snack, qualcosa di poco. Ma allora si portavano addirittura la pasta piena, si portava di tutto, il melone, si portava tutto quanto. Quindi i poeti dialettali sono una miniera per queste notizie. Perciò bisogna fare uno scaffale, dicevo prima, io ho portato qualcosa di avevo, ma altro troverò a casa, e anche di saggi, ecco, sulle tradizioni locali. Noi recuperiamo tutto questo materiale, però in molti saggi sono stati già descritti le tradizioni del matrimonio, le tradizioni del lutto, anche quelle dobbiamo mettere, ce ne sono tante. La cosiddetta popolazione invisibile, che cosa si credeva? Erano tempi in cui tutti quanti vedevano spiriti, oggi non ne vediamo più. Come mai tutti vedevano? Io mi ricordo che si raccontava che ero bambina, tremavo di paura, perché non facevano altro le donne del vicinato che raccontare di spiriti, di spiritismi. E perché non c'era la televisione, non c'erano altre diversivi, e quindi la fantasia se ne creava, le immagini evidentemente. Quindi recuperiamo tutto questo, tutto quello. Io ho scritto, ho indicato parecchie cose nel dettaglio, però tante altre, ripeto, non ci sono, ma vi verranno in mente. E quindi ecco, il lavoro vostro è quello di fornirsi un quadernino e scrivere. Poi, per coinvolgere la popolazione, sarebbe bene, l'abbiamo fatto a Palermo con Leonilda, anzi era proprio Leonilda che si interessava di questo, diffondere dei quadernini nei luoghi di sosta, gli uffici notarili, i parrucchieri, i barbieri, dove la gente sosta, invitando a scrivere una parola, una tradizione, quello che sa. Poi magari qualcuno ci scriverà parolacce, non fa niente, noi raccogliamo pure quelle, raccogliamo pure quelle, quindi va tutto bene. Ora, la manifestazione naturale di questo progetto è la giornata dei dialetti, che cade il 17 gennaio. È stata istituita, mi pare, il 2013, dal presidente napoletano, su richiesta di tutte le provoco d'Italia. Quindi la giornata dei dialetti di tutta Italia, perché in Italia
sono moltissimi i dialetti. E i primi tempi credo che noi siamo stati proprio i primissimi a festeggiare questa giornata, però poi sentivo al TG3 che parecchi altri paesi si facevano, celebravano questa giornata. Noi come la facevamo? Io vi dico in breve, la facevamo coinvolgendo le scuole, perché il progetto è mirato, diceva, alle nuove generazioni, quindi coinvolgiamo le scuole. Noi a Palermo avevamo la scuola elementare, la scuola media, quindi con loro facevamo un programma all'inizio dell'anno con i professori, facendo in modo, poi certamente in quella giornata vedevamo poeti dialettali, personalità, però innanzitutto davamo spazio ai ragazzi che scrivevano delle commediole, le rappresentavano, recitavano poesie, loro o di altri. Un anno facemmo tradurre le favole fettiane in dialetto, dal latino in dialetto, ed erano venute delle favole molto simpatiche, molto belle. Ma questo è un programma che anno per anno si organizza. E quindi se voi volete farlo bisogna organizzarsi subito con la scuola, perché la giornata è il 17 gennaio, quindi i professori devono avere il tempo di dare spazio. E se poi le scuole non hanno per quest'anno il tempo, si può fare diversamente, lo organizzeremo, purché ci sia la volontà di farla, in qualche modo lo organizzeremo. Quindi questa è la manifestazione essenziale. Poi che obiettivi vogliamo raggiungere? Voi vi chiederete, con tutte queste parole che scriviamo, frasi, tradizione, che ne dobbiamo fare? Ebbene, io direi di fare degli annales, scusate ma la mia cultura è classica come è quella di Albino Crocuda, quindi non posso che citare gli annales, no? Dei libri anno per anno. In che senso? Dopo 10 mesi tutto questo materiale, sì, qualcuno, perché si devono fare dei gruppi di lavoro, lo raccoglie, i quadernini, quindi qualcuno scriverà in Word i vocaboli in ordine alfabetico, con un vocabolario, qualche altro scriverà le tradizioni, cioè si deve andare in modo tematico e lo organizziamo nel computer, tutti in Word. Poi, ecco, gli annales, possiamo stamparli questi fascicoli, possiamo stamparli con una copertina, con il nome del circolo e stamparli anno per anno e quindi procedere in questo modo. Ci fermiamo qui, sarebbe possibile fermarsi qui oppure continuare chiaramente con impegno maggiore negli anni successivi per fare un primo nucleo di un museo dei dialetti. Quando noi avremo coinvolto anche i paesi vicini tramite le proloco, le amministrazioni, le associazioni, e noi stessi andiamo a fare ricerche. Io mi ricordo che riunivo per lo più le persone che erano nei centri degli anziani, perché erano una memoria vivente, e mi davano tante notizie, le persone che stavano bene, chiaramente. Allora, a quel punto, quando avremo molto materiale, perché no, con un progetto che si deve fare a livello europeo, perché a quel punto saranno necessarie professionalità specifiche, ma abbiamo il Dipartimento di Dialettologia all'Università di Cosenza, a cui noi da Palermo ci eravamo già rivolte. E allora c'era il professore Camper, adesso era anziano, non credo che ci sia più, e avevamo già organizzato, ristrutturato un edificio che faceva parte del castello, perché il museo sarà informatico e quindi non avrà bisogno di grandi spazi. Comunque c'è il Museo della Lingua Italiana a Firenze, quindi l'andremo poi a vedere se decideremo di farlo e prendere spunti. Chiaramente per questo bisognerà fare progetti a livello europeo, avere i finanziamenti, ma dicevo, il progetto è evolutivo, quindi cominciamo. Quindi io vi auguro un buon lavoro, spero che organizziamo subito un gruppo in modo che pensiamo subito alla giornata dei dialetti. E poi per il lavoro e il contributo personale, ognuno ha capito che può andare da sé individualmente. Il progetto qui esposto dalla professoressa è chiaramente bello, perché intanto devo dire che c'è un fermento nel nostro territorio, da questo punto di vista.
perché in un'altra occasione c'è stato motivo, e ci sono quei famosi cantastorie. I cantastorie, più di una volta qualcuno ce n'è in giro, ma proprio questi racconti che quindi rievocano un po' quelli che sono i miti, le leggende, le storie un po' fantasiose, per cui anche loro sono una componente quasi essenziale rispetto alla ricerca del dialetto. Per cui questa collaborazione è importante da parte di chi che sia, perché si entra proprio nel vivo e nell'esigenza di valorizzare il proprio territorio. E queste sono le cose che ci aiutano per valorizzarlo, non servono grandi eventi o personaggi che vengono da fuori per poter valorizzarlo. E nello stesso tempo mi veniva da sorridere perché la professoressa faceva cenno a delle cose un po' strane, no? Vi dico una piccola cosa, non la so pronunciare bene in dialetto perché io purtroppo ho origini pugliesi e quindi... Allora, ho sentito un signore che ha detto questo. Scotolagliana. Io sono rimasta così, attonita e perplessa. Allora, per intuito ho capito che c'era qualcuno che passava il tempo mettendosi sotto un albero a far cadere le ghiande. Però poi il fatto che quell'espressione fosse abbinata ad una persona mi ha lasciato molto perplessa. Per cui sono stata lì ad elaborare durante la notte, veramente credetemi, è stata una cosa proprio un chiodo fisso, e poi mi sono rivolta a una signora che si trova nella struttura dove c'è la mia mamma e ho chiesto il significato, per cui questo mi ha lasciato proprio ben pensare che ti incuriosisce anche l'espressione oppure il fatto che una nonna ti trasmette una determinata cosa che poi tu rivedi nel tempo. In un'altra occasione abbiamo parlato anche che la memoria è fatta anche di odore, di sensazione, nel senso che quante volte avete sentito un odore e poi avete ricordato qualcosa che è riferibile ad un ambiente, ad una situazione, ad un episodio. Per cui non mi dilungo tanto, ma questa cosa ci tenevo a dirla perché veramente è stato un chiodo fisso per me e quindi oltretutto adesso lo utilizzo in parecchie circostanze, identificando qualcuno che è particolarmente adatto nella sua... E... Ma mi ha parlato un minuto, si è andato al vicino. Benissimo, ma non era nemmeno previsto, però questa cosa mi piaceva, volevo essere, condividere questa cosa con la professoressa, giuro che non ho la mania di protagonista. Riguardo adesso non ho presentato i signori qui presenti perché poi man mano che parleranno lo faremo. Entriamo nel vivo del nostro signor Antonio Guda, in quanto lui ha presentato questo libro perché ci ho pensato, però ho perseguitato l'editore, questo lo dovete sapere, insomma, nel senso che proprio ci è andato a postare a casa, lo ha perseguitato, lo ha stalkerizzato, però in realtà poi siamo entrati nell'ambito del libro, ma vi dirà l'editore che è qui, Marco Marchese, che ha pubblicato nelle officine editoriali da Cleto, quindi fai tu un po' di resoconto. Ora il microfono, faccio la valletta, vengo. Non ci arriva. Allora, sentitemi il mio momento di protagonismo. Userò questo perché si sente un po' con la voce metallica, ma non fa niente. In televisione dicono il bello della diretta. Verissimo. Allora, io appunto sono Marco Marchese, sono l'editore di Antonio Guda. La casa editrice l'ho fondata nel 2019 a Cleto, in provincia di Cosenza. È una piccola casa editrice, una piccola realtà che si sta cercando di farsi spazio nel panorama editoriale. Io sono lietissimo di aver pubblicato il libro di Antonio perché partiamo diciamo dal presupposto della casa editrice è uno strumento, no? Quindi i libri esistono perché ci sono le case editrici, ma i libri esistono soprattutto perché ci sono gli autori. Poi la casa editrice fa il suo lavoro di divulgazione, il
suo lavoro anche di supporto alle autrici, agli autori, però restano un mero strumento. Come tutte le case editrici, ho voluto impostare anche una linea editoriale alle officine editoriali da Cleto, e nella linea editoriale c'è la valorizzazione del territorio. Essendo la valorizzazione del territorio si può fare in tanti modi, e nella valorizzazione del territorio naturalmente rientra anche la valorizzazione delle lingue regionali. Chiamare il dialetto lingua regionale fa un po' sorridere, ma non perché ci sia qualcosa di male, semplicemente perché io sono stato telefonicamente retarguito, ma quasi in malo modo, da un libraio piemontese che mi telefona un giorno e mi dice: guarda, io sto cercando in lingua regionale delle favole, quindi se tu c'hai un binocchio in lingua regionale, e ah sì, è interessante, ma perché tu di che cosa ti occupi? Io faccio la raccolta di favole in lingua regionale, e mi sono permesso di dire dialetto, cioè questo a un certo punto cambia completamente tono, dice: dialetto, che cosa brutta che hai detto, si chiamano lingue regionali. E allora io mi sono quasi vergognato, poi però ci ho riflettuto e ho detto: continuiamo a chiamarli ugualmente di lingua regionale, va benissimo, però continuiamo ugualmente a chiamarli dialetti, perché non c'è niente di male. Chi sa parlare bene il dialetto si può considerare bilingue. E io mi sono sentito molto orgoglioso, perché vedete, ho vissuto 4 anni all'estero e non sono riuscito ad imparare né l'inglese né il tedesco. Però, per fortuna, grazie ai miei genitori, che a casa hanno sempre parlato il dialetto, e io sono di origini fuscaldesi, l'ho imparato, e quindi non solo lo capisco, ma lo parlo anche abbastanza bene. E questo mi rende, diciamo, orgoglioso, perché posso dire, pur non conoscendo l'inglese, il tedesco, qualsiasi altra lingua, di essere, diciamo, minimamente bilingue, perché vedete, non è semplice. I dialetti hanno delle strutture complesse, sia, diciamo, vi faccio, diciamo, 2 esempi pratici. Naturalmente io non lo dirò in dialetto foscaldese, che può differire molto rispetto, diciamo, al dialetto locale di Sant'Eufemia. Ci sono già delle grosse differenze tra Nicastro e San Biase, per esempio, forse Sant'Eufemia, no? Alcune volte proprio da contrada a contrada cambiano proprio alcuni termini, no? Copi punta, copi pennino, copi summa, copi sutra. 4 espressioni semplicemente per descrivere la posizione di un oggetto sulla scrivania. 4 cose diverse. Ok? Questo ci fa capire che è ricco. Poi mi affascina tantissimo alcune associazioni di idee. Ora vi dirò un termine, non lo so se si dice da queste parti, io non ho la più pallida idea. Questo si dice sicuramente a Fuscaldo, a Paola, usuriciorego. Qualcuno ha un'idea di che cosa può essere un usuriciorego? La palla. Come ci si arriva all'usuriciorego? Ci si arriva attraverso un'associazione di idee. Usuricio, che sarebbe il topo, orego, orbo, che non ci vede, quindi il topo, orbo, la palla. E questo è assolutamente affascinante. Allora, il rischio delle lingue regionali, meglio detto dialetti, qual è? Oggi purtroppo sempre di meno si parla in famiglia, sempre di meno i giovani acquisiscono le competenze su questo, che sono vere e proprie lingue. E siccome non esistono dei dizionari o delle grammatiche, sarebbe un'impresa titanica, no? Perché ci dovrebbe essere, per esempio, una grammatica per Nicastro, una grammatica per Sant'Eufemio, una grammatica per Falerno, una grammatica per Cleto. E quindi un'impresa titanica fare una cosa del genere, ed è lodevole il progetto che ci diceva prima la professoressa. Il rischio è che più passano gli anni, più vanno avanti le generazioni, questo è tutto quanto un patrimonio culturale che si è trasmesso oralmente di generazione in generazione, che rischia di disperdersi, ed è un vero peccato. Come possiamo recuperarlo? Con la pubblicazione dei libri. Ecco perché ho voluto fortemente, non ci ho pensato ma non più di 5 minuti, per dire ad Antonio. Poi è curiosa la cosa, perché con Antonio ci siamo conosciuti in un modo particolare. Uno era, dice, magari si è stata fatta la solita, che ne so, la catena, no? Il famoso amico dell'amico, c'è Antonio che conosce Rita, che conosce Francesco, che poi chiama Marco. Niente di tutto questo. Sento squillare il citofono a Cleto, che poi la casa editrice coincide anche con casa mia, cioè la casa
outsourcing, come si può utilizzare l'inglesismo. Sento suonare il campanello, guardo il più citofono e vedo due persone, che era lui e l'amico Frenilla, e dico, in divisa non sono la guardia di finanza, né. Già una cosa, sono contento già di questo. Non mi sembrano diciamo persone che fanno apostolato di altre religioni, perché non avevano l'aspetto, di solito sono vestiti con la cravatta, eccetera, eccetera. E poi ho detto, a chiappo 10 euro sono sicuramente quelli che stanno raccogliendo i soldi per la festa del paese. E mi sono messo in tasca, ho aperto, buongiorno, buongiorno. E si è presentato, sono Antonio Cuda, passavamo da qua e volevamo parlarne, e da lì è andato tutto. E da lì poi dopo è nato praticamente il libro, poi naturalmente Rita prima vi ha detto che Antonio ha un pregio che sconfina nel difetto che una precisione, io vi farei vedere la scaletta di stasera, cioè adesso ti svergogni Antonio, dopo ti svergognami tu sui miei difetti, ma io sono peggio di te su alcune cose. Te stai chiamando, L'intervento di Marco Marchese era previsto alle ore 18.32. Oh, non scherzo, sta scritto qua. Alle 18.32. Ma questo è un pregio perché significa che il lavoro che poi dopo è finito in quel libro, i guai che ho passato per le correzioni della bozza, ma il lavoro che è venuto fuori è un lavoro eccellente, molto più che eccellente. Perché un lavoro assolutamente preciso. E, allora, vi volevo dire semplicemente un'ultima cosa perché i miei 7 minuti si sono esauriti, ok, la scaletta. In fondo alla sala trovate i libri di Antonio Cuda, quindi chi vorrà adesso, quando finiamo diciamo, questo nostro incontro, io mi sposto da quella parte, quindi chi desidera acquistare una copia potrà venire lì e prendere una copia del libro, però vi do un suggerimento. Almeno su questo territorio, in casa di ognuno, di questo libro ce ne dovrebbero essere due. Una copia per se stessi e una copia quale regalo pregiato da fare per tutti i nostri amici, parenti, conoscenti che vivono lontano e che sono sicuro che apprezzerebbero. Vi ringrazio. Ringrazio Marco perché ti ha smentito categoricamente, cioè nel senso che io ho parlato, però lui ha iniziato, lui è svizzero, ma anch'io, non è che ho preso tanto tempo a riguardo. Il compagno di viaggio, nonché colui che ha anche introdotto questo libro e che ha creduto, a prescindere dal rapporto di amicizia che c'è stato, anche perché è un critico, ma non è detto in senso dispregiativo, ma un critico nel senso che va direttamente al punto della situazione. E qui il nostro professor Subbaga Failla Gaetano, al quale passo il microfono. Buonasera. Pochi giorni fa ho letto alcune frasi di un filosofo vivente, secondo me uno dei più grandi filosofi italiani viventi, Giorgio Agamben. Queste frasi dicono: scrivendo ho imparato che la felicità non consiste nel poetare, ma nell'essere poetato da qualcosa o qualcuno che non conosciamo. E ancora, dall'infanzia, la parola è la reliquia ancestrale che ne custodisce il ricordo, la piccola porta attraverso la quale possiamo per un attimo farvi ritorno. Appena ho letto queste frasi ho pensato ancora e ancora alla poesia e alla poetica di Antonio Cuda. Perché? Perché la felicità è nell'essere poetato da qualcosa o qualcuno che non conosciamo, perché la poesia di Antonio Cuda è ispirata, cioè
cosa del respiro, l'inspirazione. L'ispirazione e l'ispirazione è veicolare l'energia dell'universo, rendersi come cavi, come flauto di canna, e attraverso la parola, come reliquia che va a recuperare l'infanzia, attraverso la parola Antonio Cuda si ricongiunge a un fiato melodico. Il flauto di canna, l'energia universale, il poeta che si fa vuoto, riceve nella ispirazione, nella inspirazione, l'energia universale, e quando manifesta la propria poesia si fa un fiato melodico. Cosa ha compiuto Antonio Cuda con la sua poesia? È andato ad attingere a ciò che noi pensiamo svanito, il passato. Il passato, noi diciamo, ormai non esiste più, perché appartiene a un tempo sparito. Però cosa fa la poesia, cosa ha fatto Antonio Cuda con il suo libro? Ha inventato una macchina del tempo. La macchina del tempo noi pensiamo che è qualcosa di fantascientifico, ma la macchina del tempo è il libro che ha scritto Antonio Cuda. Cioè, ci siamo spostati nell'infanzia, ci siamo spostati in un tempo pensato perduto, ed ecco che ci ritroviamo in quel tempo, in quello spazio. E dunque il tempo sparisce. E dunque la poesia diventa mitica, diventa senza tempo e senza spazio. Ancora questa magia che compie la poetica di Antonio Cuda ci fa ritrovare anche gli oggetti smarriti. Perché attraverso questo salto nel senso-tempo, un giorno passeggiando, come abbiamo fatto tante volte in passato, tra gli alberi del parco, in questi giorni ancora ci siamo incontrati e Antonio Cuda mi ha portato una trottola, uno strombolo, un oggetto di gioco. Un oggetto di gioco che riappare dal passato, da un passato che è diventato di nuovo con noi presente, e quindi il tempo sparisce, e con questa trottola noi la vediamo. Abbiamo giocato anche insieme. Abbiamo giocato insieme come si faceva allora. E ancora, cosa ci dice la poesia di Antonio Cuda con questo spostamento di recupero nel tempo e con questa magia di fare sparire il tempo? Ci dice che siamo viandanti. Viandanti è una parola, un'etimologia molto bella in greco, planetos. Planetos significa pianeta, planetari, ma nell'origine significa errante, come noi stiamo in questo momento errando con questa gigantesca massa di palla, questa palla gigantesca del globo terracqueo, stiamo vorticando, stiamo errando nello spazio interstellare. E Antonio Cuda è giunto con la sua poetica a errare, a essere viandante nel tempo e nello spazio. E c'è una poesia splendida che io ho amato tantissimo, che parla dell'erranza delle popolazioni italiane da emigrati. Una poesia che è grandemente emozionante, è commovente, perché parla del coraggio di Leone, degli emigrati italiani, del loro essere viandanti planetari, come siamo viandanti di questa esistenza tra nascita e morte. E proprio questo essere viandanti che celebra Antonio Cuda e che io ringrazio per il dono che ci ha concesso scrivendo questo libro. Voglio sconvolgere questa scaletta. Sei d'accordo, Antonio?
il contesto è fondamentale. E poi la mia prof, perché Vittoria è stata la mia prof al quinto ginnasio quando ero un ragazzino, ma lei pure insegnava da pochissimo tempo, ci diceva: ragazzi, prima il contesto ragazzi, io poi come docente dicevo naturalmente anche ai miei alunni, ho continuato a dire, il contesto, perché è il cuore dell'opera del poeta, è il suo effetto, non è tutto ovviamente, ma lì ne troveremo cause e perché. E io ho seguito il tuo esempio naturalmente, no? E anche in questo caso naturalmente il contesto è fondamentale, perché per quanto riguarda questo, questo litigio, lo voglio chiamare litigio, va bene? Tu sai perché? Come non associare, per esempio, la solitudine angustiante e coatta dell'angolo dove ti spingono i pugni di una tecnologia tiranna e inflessibile, senza anima, senza affetti, senza pause, senza amicizie vere e solidari, come non associarla alla solidarietà e alle amicizie sincere e durature da Aruga e di Minelli una volta, dove l'altro giorno, dopo tempo, sono stato dentro Aruga dove nemmeno mai arrivato. Una camminata dei 200-300 metri, tanto è lunga Aruga di una parte all'altra. Ma io ho trovato l'altra sata altro passato, che la mente mia non sarà mai scordato. Tutti i casi amuchini e amici, una stanza sola, così a settimini. Mi ricordo acce di chi ne c'è sta via, di gente non c'è più e di compagni mia, compagni di luoghi, compagni sinceri, chi li più cari, chi li più belli. I partiti a pallone a mezzo una strada, una gazzosa al caffè dopo una bella sudata, i primi odi imparati con una chitarra scordata, i canzoni battisti con la voce stonata. Io che inventavo, ed erano tanti. Un strumpo, un istaccio, un scafo, uno monti, che lava chiumba, la corda, di carta, la chiappatella. E quando era sera, tutti quanti alla mucciatella. Assittati alle scale, insinattato a parlare di atti d'amore, non si può certo contare. Oi, la vita è cagiata, ci stanno poche persone, i casi sono chiusi, non ci sono più guaglioni. Alla fine della rua sono arrivato. Un film è finito, un biglietto è pagato. Allora, adesso lo facciamo parlare ad Antonio. Però voglio fare una piccola premessa prima di farti la domanda. Stai dicendo qualcosa di male? No, prima che cominciavo a fare le tue domande solitarie, come quello di mezzanotte di intorno, come si chiama quello lì? No, non mi paragonare. Vabbè. Dovrei mettere anche la camicia. No, volevo fare solo una riflessione, ma non voglio sfuggire la tua domanda. Comincia con Luciano che incomincia un progetto e proprio a mia esce provato, proprio a mia trovato. Quando sono stato assunto in ferrovia, tu sei l'ultima ruota del carro, finalmente sono la prima ruota del carro questa volta. Proprio una cosa. Poi quello che ho combinato questo libro, cade, e quello mi fa una macchina del tempo. Cioè, mai guardato un uomo, mi ha detto io qua, un sogno io, La prof poi ha fatto un bel discorso per tutto. E io ho cominciato proprio a fare del vocabolo, a creare, a ricordarmi quel vocabolo, volevo scrivere quel vocabolo. Ma poi è incominciata la frase, la rima baciata, i versi, il componimento, ammazzo in una giornata di mare che eravamo soli, io e mia moglie. Mentre eravamo lì, tranquilli, lei con le sue cucine erbe, che non ne azzecca mai una, questo. Io a sentire la musica, sentivo la musica, arrivano dei ragazzotti, tutti, ora, oi mamma, come sono stanco, ora, e facciamo, no, non te ne vuole niente. Ok, io ho detto, madonna, ho detto io, e di sta maniera sono chiesto, aspetta un poco, ti ho fatto una penna, ti ho fatto uno scontrino fiscale, non avevo foglietti, mi sono messo a scrivere, e anziché scrivere,
prima lingua, le mie radici. Mazze, detto io, ho trovato la mia identità. Forse in italiano, mia moglie mi dice, tu non sai scrivere in italiano, dice sempre, sai? Ha detto, ma in dialetto scrivi pure, guarda tutto quello che ho scritto. E poi scrivevo, continuavo a scrivere. Mia moglie, ah, che strano è pubblicare queste poesie, le dobbiamo pubblicare. Ah, la mia pubblicare, ma trovalo l'editore, ho detto io. E poi un giorno con Subbaga ho detto, a me trovare un editore, chiama Cleto, forse c'è qualcuno che una volta ha cercato di agganciarmi. E beh, quando sono arrivato, ho suonato, lui pensava di trovare i due testimoni di Geova. Noi abbiamo trovato un vulcano di idee, veramente. Una persona squisita, ha capito, a roba buona capisciamo tutti, va? Abbiamo capito. Subito ha detto, ma come ha fatto a aprire, come hai sentito? Ancora non ce l'ho, cantami Rolocano, subito. Immediatamente ha accettato e abbiamo proseguito nella pubblicazione di questo, di questa macchina del tempo, vero, una macchina del tempo, ricordi di vita vissuta, reali, niente di inventato, non so inventare, niente, tutto reale, vissuto da me, da voi, tutti quanti, ma poi soprattutto, come dico io, tutti i ricordi sono delle braci sotto il cielo. Sempre ardente, sempre vive. Le mie poesie penso che siano lo zuccherino. Gli metti lo zucchero, prendono fuoco, ardono, riscaldano o bruciano, a seconda del ricordo. Adesso posso passare la parola per la tua fatidica domanda. Diciamo che il tuo primo uditore, in assoluto l'hai già citata, quindi uso il luogo comune, l'espressione, che dove c'è un grande uomo però c'è sempre una grande donna, quindi il merito lo dobbiamo anche... Io scusa, non è esattamente facile scrivere in dialetto, no? Per me risulta normale, però dico io, uno gli viene l'ispirazione, dico aspetta un po', prendo il mio fogliettino perché ho dei fogliettini a matita, a penna vicino, adesso non c'ho più scontrini fiscali, gli dai detto subito, ma manco i vivi, c'ho quanto gustano le cose, gli detto subito, mi fa, allora mette a scrivere, pare che la lavatrice ha finito sopra, su robe colorate, modo elegante che mi dici a stendere i miei panni. Ok, e tu vai, 10 minuti, scendo, scrivo, dici, pare con un succo, si brucia, sembra tu ribruciato, vai alla miseria, ma Dante, a Beatrice, sta guerra c'era tra i miei due, saccio io non sogno Dante, ma per la miseria penso poi ci esci e tutti sti casini. Potrebbe essere squalizzante, ma non ci potrà riuscire, Giovanna, te lo garantisco. In realtà mi calo un attimo nel serio. Serio. Allora, quando ho avuto modo anch'io di leggere queste poesie, perché il nostro editore mi rende partecipe di questa cosa, quindi io ho l'onore e il piacere di poter collaborare con lui. E, pur non essendo calabrese, però ormai sono qui da tanti anni, quello che raffiorava proprio è la sensazione che non fosse niente di scritto che fosse stato sentito, era uno scritto vissuto, quindi c'erano proprio le sue belle storie, la sua vera famiglia, super ambiente, quindi era tutto qualcosa che proveniva assolutamente da sé. Per cui, a parte questa vena poetica, questa vena simpatica che tu hai, io mi chiedevo tante volte, quando li scrivevi, ti emozionavi, piangevi,
Hai versato mai qualche lacrimuccia riguardo nello scrivere? O l'hai fatto non davanti a Giovanna, ma nell'intimo della tua, del tuo momento? Dici, ma che domanda è questa? Sì, posso capire che probabilmente sono paragonabile a quel giornalista di cui parlavi, però è una sensazione emotiva che io ho provato, perché tu me l'hai trasmessa. Però ecco, io vorrei sapere, quando tu li scrivevi, che sensazioni provavi al riguardo? Assolutamente sì, io ancora oggi, se, quando le vado a leggere, le leggo tante altre volte, la lacrima esce pure per parecchio, veramente, perché proprio l'atto dello scrivere poi finisce là, e la vedevo, mi estraneo, scrivo e ricordo perfettamente le voci, ricordo perfettamente i vocaboli, chi le diceva, e se dovessi pensare a un vocabolo in questo momento non saprei, ma nel momento in cui vado a scrivere, quella situazione, in quella realtà, io rivedo quei vocaboli proprio e mi vengono in mente in quelle situazioni e mi emoziono tantissimo, veramente. Bene. Dopo, se qualcuno di voi vuol chiedere qualcosa a Antonio, oppure vuol dire qualcosa, anche qualcosa di negativo, lo potete fare tranquillamente, tanto qua siamo tutti in famiglia. Ci sono molti colleghi per cui lo possono fare. E, prima di passare a questo, io invito ancora Albino qui. Forse non ti ricordi che sei nella scaletta? Ti prego, lo dimmi, no? Sì. Perché abbiamo. Sì. Ma va bene, non contravvengo alle sue indicazioni. Bravo. Come dicevo prima, il contesto, no? Allora dobbiamo pensare, per esempio, oggi a quando si va, quando si va al mercato, quando si va a comprare qualcosa, dico, come non associare certe volte anche quando compriamo online spesso, anzi, no? L'anonimità e l'innaturalità di una spesa fatta online senza toccare, girare e rigirare, riguardare, dubitare, domandare, a volte anche accarezzare la cosa, no? L'oggetto praticamente desiderato e contrattarlo guardando negli occhi il venditore ed imponirlo con un sorrisino, cioè vediamo un pochino se adesso mi fa uno sconto, con una cortesia, con una buona parola. Dico, come non associare questo al contesto appunto generazionale nostro di Tonino? Dove per esempio, di una bellezza idilliaca, questa qui veramente eccezionale, alla Chiazza. A mattina di giorni mirandani, per governare giovani e anziani, anni castro, a immena di casa, scendi alla Chiazza a fare la spesa. Borsa che le tempi non ci interna, una cista sopra la capilla era. A corona come panno si racia e tra capo e cista impara sa mentira. Sempre tante l'hanno peso che portava, ma mai una volta che si lamentava. Arrivato al mercato a paccattare, trovava tanti ricattere e gli ordinari. Era tutto lo scendere e contrattare, quando la veniva avvicinare, chi t'ha bisogno, bella quadra, dimmi una roba buona, vieni qua. A quanto tiro, a quanto l'uomo, si pigli tanto di lui a me. Scarta mille buone e fa buon peso, casi noti, in vuota rire, è già d'avviso. Ogni giorno sempre lo stesso litigare, i soldi erano poco, ma la spesa se l'è di aria. Ma sempre attenta con noi la vivanza, se non si lincia, nella cista, nella panza. Bene.
cambiato, comunque evoluto il tuo rapporto col dialetto dopo tutto questo lavoro di anche rielaborazione della tua vita e poi la creazione poetica in dialetto, se comunque c'è stata un'innovazione, un'evoluzione nella tua prospettiva verso il dialetto. Più consapevole? Non è cambiato granché, perché quel dialetto per me è rimasto sempre di me, è in me, l'ho sempre considerato come la mia lingua madre e non è cambiato, non ha cambiato niente, è rimasto immutato, altrimenti cioè, anche se la lingua, come sai, è l'italiano, qualsiasi lingua è dinamica, si evolve, si modifica, però quel tipo di dialetto, quello che parlavamo noi, è rimasto sempre quello per me, non ha cambiato niente. C'è proprio un altro? Pensano tutti bene di te, la spiegazione del titolo. Il titolo sarà che io non sono proprio a casa mia, non parlavo proprio di Castese, quel titolo non tanto riesco, quel caso, ecco, sì. Allora, certo. Ha un'origine, ha un'origine. Un modo di dire, che a me, cioè io non lo so. Allora, il titolo è Cantami Erolga. Canta, è l'abbreviazione di canta. Io pensavo invece canta, se no. Perché Cantami Erolga, per dire non glielo... finisce di dire la parola, non si finisce di dire la parola, canta, il verbo. No, no. Cantami a Luca. Cantami, continua a cantare, canta perché tanto la situazione... Tanto la situazione non cambia, in questo senso qua, perché era, ed era soprattutto un modo di dire nostro, quando qualcuno insisteva, infatti è il titolo di una poesia, quando qualcuno insisteva che qualcosa voleva per forza, specie con i genitori, dice cantami a Luca, c'è niente da fare. Tonino, in questo caso però è uscito qualcosa di buono. Mio padre mi ricordo un accanito, diciamo, cacciatore, no? Perché poi il merlo. Accanito cacciatore. Diceva sempre un'espressione invece che continuava, canta Merlo, canta, puntini sospensivi, gatina marbazzoni. I marbazzoni in pratica erano quegli uccellini piccoli che i cacciatori prendevano, che poi si facevamo arrostite, addirittura con lo spiedo. E quindi c'era sempre questo paragone tra il merlo, un merulu, che in realtà cantava il merlo, rispetto allo marbazzoni che invece era il cibo dei cacciatori. E quindi dice canta Merulu canta, ma queste parole, che questo canto che tu fai va a vuoto e il cacciatore ti usa come cibo. Non lo so se questa espressione tu la sapevi, no? Sì, ma i dialetti sono diversi da paese a paese, no? Annicasso è così, a gizzeriere in quel modo. Cioè, il merlo, noi ne abbiamo vicino a casa nostra, ce ne sono tantissimi. È simpatico il merlo, non è più simpatica la merla. Sai perché? Perché hanno fatto il nido vicino a casa nostra. Allora, a un certo punto, Giovanna, che è un amante dei fiori e delle piante, abbiamo una serie di begonia là. A un certo punto, una mattina, ha trovato una begonia fuori posto e tutta la terra si è scavata. Infatti sta pure a di essere che il lugatto, ma si piglia, non il lugatto tuo vicino che fa, a di essere che il lugatto costa io vivendo, cadenza pure, cioè tu guarda che non è possibile. E la merla, una mattina che l'abbiamo vista mentre eravamo insieme, la merla scende nel vaso, va a scavare, prende i vermiciattoli per portarli nel suo filo a cibarla. Il era già tornato a pieno. No, merla, che te ne rione di vicino, cioè. E così. Almeno
dire qualcosa a proposito appunto dell'espressione e secondo come si pronuncia, cioè nel dialetto se uno canta mi allora, cioè con affetto, come continua a cantare perché siamo interessati, mi affascina, però se si dice canta ca vuol dire inutile che tu canti perché nessuno ti ascolta. Io mi ricordo che c'era parra, come dire, esatto. Tanto nessuno ti ascolta. Ma sai cosa esprimono un po' tutto questa resta pensando un pochino a questo? Cosa esprime anche questa perifrasi dialettale, no? Sono tutti i desideri mai appagati delle generazioni degli anni 60, ai quali ancora i genitori, pur crescendoli tra le sofferenze del dopoguerra, eccetera, eccetera, sapevano dire e dovevano dire per forza di no. No. E quindi in maniera molto garbata, dicevo canta, che non canta, e poi vedevo, insomma, così. Almeno penso di averla. Ed è giusto quello che dice, è quello che dice il dottore, esatto. Cioè, bisogna avere un po' l'intonazione che dà. Che si dà anche la frase che si dà. In effetti, dalla lettura della poesia d'Antonio, questo lui l'ha detto chiaramente, perché sente questo verbo che canta perché vuole esprimere, vuole attirare la merla, insomma, esprime le sue, come dire, offerte d'amore e lei non ascolta. E questa cosa accadeva appunto a noi da bambini quando chiedevamo qualcosa, siamo coetanei, insomma, più o meno, e nelle nostre
una delle più belle poesie, il Glicine, la proprietaria di quel Glicine era Chiara Solano, la famiglia di Chiara Solano, che amò di respirare, tutti chi andava alle scuole elementari si fermava per mangiare il fiore di Glicine, e lei era, la sua famiglia era la proprietaria. Grazie. Ancestrale in questo, che ci fa ritrovare le nostre radici,
La mia stessa presenza qui questa sera, per questo ringrazio molto il mio amico Luciano, presidente del Dopolavoro, di avermi invitato, è quasi un segno del destino, perché io stavo riflettendo su, a parte che preferisco partecipare molto a queste iniziative culturali, io ricordo un bel po' di anni fa, forse 40 anni fa, avevo anch'io la velleità di scrivere qualche cosa che riguardasse il nostro dialetto, perché avevo paura che ci si perdesse nel tempo, no? E così. E allora, d'accordo con una mia amica carissima d'infanzia, Loredana Proda, che poi ha pensato bene di fare la grande dottoressa in medicina, anestesista, e se n'è andata a Bisceglie, io poi me ne sono andata a Roma, abbiamo abbandonato questo progetto. Volevamo scrivere proprio un libro sui dialetti. Dovete pensare che io sono né napoletano né salernitano, sono cilentano del Golfo di Policastro, e ci sono delle dove ancora, per esempio, per dire domani o dopodomani si usa il latino crass o post crass, crai o brisch crai, no? Quindi crai o brisch crai. Quindi, oppure altre parole tipo asartania per indicare la padella. Io queste parole dai ragazzi non le sento più quasi dire. Quindi è veramente un'opera pregevole quella di ritornare, e quasi, oltre che pregevole, anche una necessità ricordare le proprie origini. Quindi ben venga questa iniziativa, sono molto molto contento, come intanto vi do i saluti della Giunta Nazionale, del nostro presidente Pino Toscano, parliamo un po', scendiamo un po' alle cose più terra terra, diciamo, che servono pure quelle organizzative. Il Dopolavoro Nazionale favorisce l'aggregazione, il sorgere di questi gruppi culturali. Per la verità, come stavo accennando prima anche al presidente, il nostro presidente Pino Toscano, che tra l'altro invia i saluti a tutti quanti voi, ha in mente proprio di creare una struttura nazionale della quale facciano parte poeti o scrittori ferrovieri. Sia chiaro che Cuda, Antonio Cuda, è arruolato di diritto tra i ferrovieri, perché ha fatto 20 anni il capotreno, non lo so. Quindi chissà che appunto Lamezia Terme non sia precursore questa iniziativa di cose magari che ci interessano molto, molto di più a livello nazionale. Detto questo, io ringrazio tutti quanti voi, si è fatta già nulla, come si dice, quindi non, ringrazio molto la dottoressa, la professoressa Butera, che ha patrocinato questa iniziativa, anche non si occupa di questo gruppo. Adesso passiamo alle cose concrete, fatto questo gruppo, poi vediamo come dare un segno di vitalità anche da parte nostra. Mettiamola così. Bene, ringrazio tutti i consiglieri del Dopolavoro presenti. Voglio dare atto a questo consiglio direttivo di aver reso possibile che il Dopolavoro di Lamezia Terme risorgesse un po' da una situazione di stallo. Questo splendido settantenne che vedete a fianco a me ha avuto il coraggio, come la goccia che cava la lapide, la pietra, di insistere per la costruzione, per l'acquisto di questa struttura. Adesso mi rendo conto, dopo un primo iniziale pericolo che venisse considerata come una cattedrale nel deserto, adesso vedo una splendida struttura piena di vita, piena di partecipazione, molto attiva, e proprio quello che è il DNA del Dopolavoro ferroviario. Quindi di associare la gente, di farla sentire accomunata. E badate bene, non
non solo i ferrovieri e i loro familiari, ma anche i soci che io preferisco chiamare non frequentatori, ma i soci amici del dopolavoro. Vi ringrazio tanto per la vostra partecipazione e buonasera a tutti. Ma erano amici i nostri genitori e si chiama Caruso di cognome di Nicastro, che io ho frequentato da bambino e l'ho ritrovato qui. È una cosa veramente bellissima. Mi ha anche regalato un libro, pensa. E questo è fatto anche strano. Il 7, però insomma, a volte anche il 3. Quindi 21 più 7, 28. Mamma mia. 2 più 8, 10, 21, 10, 38. È quella che mi ha detto te. Quanti giorni ci hanno guardato e ci cucitavi ad un nome ammobiliato. Pancuno era la prima volta e sta a fifava, ma si teneva la posta e Dani si pigliava.
mezz'ora di cammino per arrivare ci ha voluto e gli piedi già la quaresima hanno introdotto. Maglietti, tappini, cazzi corti non cacciato, un mondo era nuovo e tutto l'hanno. Tra loro una pigliucare e Natale l'hanno cavato e tutto schicciato con amore impiscato. Chi ne era coraggioso, da sbriglia si gli entrava e sul lato mia stretta a mutanda ci calava. C'era chi ha certi granci e scaravoccia e chi ne si fece al culo contro le ginocchia. Allo cavolo ormai nessuno è nuovo a poter pensare, ma alla cupa era tempo che abbiamo di tornare. Tutti abbiamo sta scappatella da annunciare e nessuno è nuovo a saputi a certo cantare. Che senza Mattia ancuno venia a sapere, abbiamo tenuto da arrivare